Good morning a tutti voi. Vi saluto ancora una volta dalla cucina di Argentera. Sono venuto a dormire un po' al fresco. A Cuneo fa veramente caldissimo e poi oggi sono con un gruppo di giovanissimi a Murens a parlare un po' insieme. Allora siamo al capitolo 19 di Matteo, versetto 23. Gesù allora disse ai suoi discepoli: In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. È bella, bella tosta questa cosa qua. La reazione di Gesù al giovane ricco che non riesce a lasciare i suoi averi per la vita e pensa di riempirsi delle ricchezze. E difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Sta cosa qui noi l'abbiamo un po' dimenticata, l'abbiamo passata un po' in sordina perché poi magari i soldi dei ricchi ci fanno anche comodo a noi come chiesa. Però Gesù è papale, papale. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E non perché il ricco è cattivo, ma perché il denaro, le cose, insomma, rischiano di annebbiarci. E lo dice la Chiesa che si annebbia lei stessa, cioè non è che diciamo le cose a vanvera, ecco, sì, le cose rischiano di prometterci una felicità che non possono darci, per questo non riempirtene. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: Allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: Ecco, noi che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figlio, o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Ecco cosa risponde Gesù. Chi trattiene la vita, come diciamo spesso e come ha detto lui, la perde. Chi la dona, la riceve e la riceve al centuplo. Beh, io credo che noi cristiani ogni tanto dobbiamo farci un serio esame di coscienza anche sul rapporto con i soldi. Perché no? Perché rischiano di prometterci ciò che non possono mantenere, la pienezza, la gioia, la vita. Quindi facciamoci un pochino di attenzione. Ale, buona giornata a tutti voi. Le cose belle della giornata di ieri, beh, ho incontrato tante persone, persone in difficoltà, che quando uno rientra un po' dalle attività si fanno vive. E poi sono andato a prendere la mia Renault 4 che era dal meccanico, vi farò vedere i sedili nuovi. E poi sono venuto qui ad Argentera in questi giorni. Insomma, viaggio un pochino qua e là a parlare un po' in qualche campeggio e intanto me ne sto ancora un po' in altura. Ale, buona giornata a tutti voi, un abbraccio.